Veniamo invece alla recensione che chiuderà il podcast. Thor, Love and Thunder. Regia di Taika Waititi, sceneggiatore Taika Waititi e Jennifer Caitlin Robinson, cast Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Jamie Alexander, Taika Waititi. Non ho messo il cast dei Guardiani perché si vedono per davvero poco. Chi si aspettava i Guardiani hanno una presenza molto risicata. Perché è Love and Thunder, non è Asgardian of the Galaxy, ok? Allora, questo film lo aspettavo pur conscio che a questo punto dell'MCU, come dicevo prima, aspettarsi delle sorprese, quindi aspettare un film che dici porca miseria che meraviglia, mi risulta difficile. Io credo che sarà difficile che un film Marvel ci sorprenderà molto. Saranno semplicemente dei buoni film di intrattenimento, e questo film a livello di intrattenimento può essere un film che per certo pubblico va al cinema, lo guarda e dice ok, mi ha intrattenuto, come è solito dire. Ma, e ci arriviamo dopo, voglio partire dalle cose buone del film, perché io da Waititi non mi aspettavo un Thor Ragnarok 2. Mi aspettavo un Waititi che prende in mano il personaggio e, un po' come James Gunn, gli dà una sua forma in tutto, anche nella sceneggiatura, nel costruire bene, perché Waititi ha dimostrato negli altri suoi film di saper costruire bene delle storie, di saper inserire bene il suo umorismo e soprattutto di saper inserire il cuore dei personaggi molto bene all'interno di quello che vuole raccontare, che non riguarda solo, perché tutti citano Jojo Rabbit come se Waititi avesse girato solo Jojo Rabbit, What We Do in the Shadow, Hunting for Wilderly People, adesso non mi ricordo il titolo in inglese, quello in italiano non ne ho idea. Comunque ha fatto un paio di film che non sono Jojo Rabbit, che per molti, alcuni ho letto omaggi a Jojo Rabbit, vorrei capire dove, però non ha diretto solo quello, ha diretto anche altri film e ha dimostrato di essere un bravo regista, anche se qui o là sbava. In questo film cosa dimostra? Allora, prima cosa, mi è piaciuto tantissimo il cattivo di Christian Bale. Secondo me, nella sua ingenuità, nel senso che non è un cattivo particolarmente complesso, funziona questo God Butcher, ok, che non si sono inventati loro, c'è anche nei fumetti. Però quest'idea di come l'hanno sviluppato è molto interessante. Perché? Perché la Marvel, come ricordo sempre a molti, nel portare questo universo così vasto e complesso al cinema, ha incasinato lo spettatore. Perché ci sono i supereroi più di quartiere, Iron Man, Occhio di Falco, Vedova Nera, Hawkeye se volete, o Black Widow, Hulk, Capitan America, che comunque, per quanto fantasiosi, sono pur sempre con i piedi per terra, ok? Poi a un certo punto compare Thor, il dio norreno, il dio del tuono, e quella cosa ti inizia, ma quindi dio, cioè ci sono le divinità. Poi guardi Moon Knight, ci sono delle divinità egizie, esiste Asgard, che è un luogo nello spazio, non è un luogo, è un luogo che ha un suo reame che può essere distrutto, che sta nello spazio, quindi non ha nevicella, te ne vai, come se fosse la Terra. E quindi dici, come funziona? Quindi Valhalla esiste, quindi, perché come esiste Ragnarok, la fine di tutto esiste anche, cioè ti fai delle domande, oltre al fatto che sono degli dei, sono immortali perché vivono in eterno, in teoria, anche se Odino a un certo punto, anche se altri dei tipo Loki vengono ammazzati, quindi alcuni possono morire, sono effettivamente quindi esseri, quindi ti poni delle domande, ma come sono gli dei in questo universo, come funziona? Perché ti poni cosa, perché a un certo punto dici, però esiste anche il nostro dio cristiano, in teoria come funziona? Cerchi di capire, e questo film pone una risposta su come funzionano gli dei nell'universo Marvel, cosa sono, come funzionano, come si muovono, e mette anche sul piatto anche una questione interessante che passa attraverso il personaggio, il villain, cioè ovvero in verità Dio, gli dei sono egoisti, sono dei personaggi che hanno gettato fumo negli occhi nei mortali perché li adoravano, cioè nel senso, tipo nell'idea, Thor era pregato come tanti altri dalle
divinità norrene, quindi appartenevano a un loro pantheon, una loro religione e via discorrendo, ok? Ma Thor non scende sulla terra per aiutare l'uomo in difficoltà perché lo sta pregando. Hanno le loro battaglie, hanno i loro regni, hanno le loro situazioni. La stessa cosa vale per Zeus, la stessa cosa vale per tanti altri dei. Non è il dio che noi crediamo, cioè io ti prego, tu sei lì per me perché hai creato tutte le cose e mi aiuti. Non è quel tipo di dio. E pone delle questioni interessanti, secondo me, molto ganze, e risponde a cosa sono questi dei in questo universo, e che il loro concetto di dei è molto più umano, cioè nel senso che sono esseri soprannaturali con dei poteri incredibili che possono vivere in eterno, che sono difficili da uccidere ma possono morire, che possono vivere tra noi ma che con noi si mischiano poco, cioè dei mortali è molto relativo l'interesse. E questa cosa è molto ganza come tema, e c'è nel film e viene sfruttato molto bene, soprattutto poi quando entra in scena Jane Foster e il modo in cui lei è Thor e la motivazione per cui lei è Thor. Una motivazione che comunque ti fa capire che questo potere degli dèi è comunque poco considerevole della vita dei mortali e che quindi è quasi benefico per noi pregare determinati divinità. Quindi è molto interessante questa cosa e viene in parte sviluppata e mi piace molto, come mi piace molto una certa estetica che Waititi aveva parzialmente mostrato in Ragnarok e che qui mostra ancora di più cercando di fare un po' il suo Flash Gordon, perché Waititi non ha mai nascosto di amare quel film, che però quel film è una sorta di capolavoro involontario del camp. Io ve l'avevo raccontato l'estate scorsa, mi pare, perché al Lighthouse c'era stata una proiezione di una versione 4K restaurata, io me l'ero andata a vedere molto volentieri, mi ero divertito tantissimo. Però quel film era camp perché il tempo in cui era sviluppato faceva sviluppare robe camp, involontarie. È un camp involontario, un film che è passato alla storia e che diventa assurdo perché è nato così, ma non perché c'è stata una determinata ricerca. Waititi invece cerca di riprodurlo appositamente, ma la sua riproduzione secondo me non funziona sempre, ma ci arriveremo dopo. E però ha il merito di creare certe immagini che sono molto ganze, come ad esempio tutta la parte sul pianeta di Gore, sulla dimensione di Gore di Christian Bale. È davvero interessante a livello cinematografico perché c'è tutta questa cosa del bianco e nero, alcuni shot, alcuni frame sono molto ganzi, anche se il film in generale non è così ispirato, però tante cose a livello visivo sono proprio gradevoli e mi sono piaciute moltissimo. Come ho trovato l'utilizzo di alcune canzoni, per quanto un po' paraculino, però ci stanno, sono utilizzate molto bene. E soprattutto ci sono molte parti emotive che sono anche abbastanza commoventi, che Waititi sviluppa molto bene. Il cuore emotivo del film, anche se in alcune parti passa tramite dei toni leggeri, funziona, perché Waititi già in passato, da Jojo Rabbit, altri film, ha dimostrato di riuscire a utilizzare molto bene questa sua parte accurata, questa sua parte emotiva, questo suo cuore che ha, nonostante sia per la maggior parte del tempo più un ragazzone che si diverte, che fa battutoni molto demenziali, però ha anche un grande cuore e dimostra di saper raccontare molto bene certe cose. Ma, e qua veniamo alle parti meno positive, quelle più negative, sfortunatamente non riesce a raccontare tutto così bene come vorrebbe. Le parti accurate non sono davvero così accurate, cioè non avrete mai un momento in cui alla Jojo Rabbit vi viene proprio davvero da piangere, cioè sono delle cose che magari vi fanno un po' commuovere, vi fanno un po' tenerezza. Poi tipo per me che sono diventato papà da poco, un certo utilizzo dei bambini all'interno del film mi ha strappato un sorriso, mi è piaciuto anche da bambino che amava i supereroi, che è diventato grande con i supereroi, però gli manca qualcosa, non arriva così bene, non è costruito così bene, anche perché ha un primo atto invaso di battute demenziali. A me piace il cinema demenziale,
Cioè, se mi seguite sapete che Seth Rogen, tante cose, mi piacciono tanto. Mi piace Waititi, What We Do in the Shadow è un film straordinario. Qua la sua demenzialità è eccessiva, e soprattutto, cioè eccessiva non perché è troppo demenziale, è troppo demenziale per quello che dovrebbe essere Thor, molto più di Ragnarok, ma soprattutto tante battute cadono piatte. Cioè ci sono delle battute super demenziali che semplicemente mi hanno fatto dire ok, hai fatto una battuta. Cioè sono proprio, non hanno il tempo giusto. Non hanno veramente il tempo giusto per arrivare a te spettatore per farti davvero ridere. Sono troppo basilari, sono troppo ingenue, sono troppo infantili e non funzionano così tanto come dovrebbero. Soprattutto perché tante volte non hanno un senso narrativo rispetto alla scena. Cioè rispetto a quello che stanno raccontando la battuta stona. Perché la battuta deve essere ben inserita nel contesto narrativo. Molte volte sono fiumi di battute, fiumi di gag, ma non c'è davvero un tessuto. Cioè, sono davvero cose che accadono quasi forzatamente. Non c'è il giusto tempo della costruzione di quella situazione demenziale. Questo è il problema. Come allo stesso tempo, il più grande errore che lui fa è che dimentica Thor. Cioè, ripeto, a me piace, che è una cosa che ho detto un sacco di volte, per questo dico ripeto, a me piace l'idea che lui si sia reso conto che Thor è un personaggio al quale è difficile dare credibilità. Tant'è che Thor Dark World, il più grande errore è stato quello di renderlo troppo serioso. È sbagliato. È un personaggio talmente assurdo che lo devi un attimino destrutturare, come fa James Gunn con i suoi Guardiani della Galassia. È un tipo di fantasia talmente assurda che lo devi, non lo puoi rendere troppo serioso, diventa un casino. Waititi non ha quella capacità che ha James Gunn. Il suo Thor è stupido, è veramente stupido e vanesio a dei livelli che, porca miseria, siamo quasi ai livelli di Michael Scott, ma con la differenza che non sei in The Office e non fa così ridere. Ma soprattutto non è così interessante il discorso che fa. Cioè lui è semplicemente un idiota grosso che a un certo punto vorrebbe essere un eroe. E vorrebbe farci passare il fatto che lui sia lo stesso eroe che nel film precedente, quindi Endgames, aveva fatto quello che ha fatto. I due personaggi sono il giorno e la notte. Perché questo è troppo marcato. È eccessivo. In una maniera che l'eroe scompare. E siccome stai comunque facendo un film di supereroi, il supereroe ci deve essere. E il trailer ingannava tantissimo. Cioè quella cosa che fa vedere lui da bambino che corre, corre, diventa sempre più adulto, diventa sempre più il nostro Thor. È molto ganza, dici, ah, il cuore di Waititi. E poi quella cosa lì esplode. Perché lui è un deficiente assoluto. E non ti lascia entrare nella parte emotiva di Thor perché è schermata dalla demenzialità che ha, perché anche le parti un po' più emotive lui è troppo demenziale. E l'unica parte in cui dovrebbe essere credibile ha fatto il deficiente per quasi 2 ore, perché il film dura 2 ore, e in quel minuto credi più alla co-star che è in scena con lui che a lui. E la co-star è Thor di Natalie Portman, quindi Jane Foster, che è il personaggio più interessante. Per quanto detto sopra riguardo dei e come consumano gli esseri umani, anche coi loro doni, vi discorrendo, per quello che vive, per il fatto che è un po' più eroica rispetto al nostro protagonista, ma anche lì è reso un po' stupido qui e là, ma soprattutto qua è un problema di non solo di scrittura, ma di regia. La trasformazione in Thor per questa Jane Foster è importantissima. Non è importante, non è neanche importantissima, è fondamentale, è il cuore emotivo del personaggio. Cioè deve darmi idea di cos'è e secondo me come la fanno entrare in scena la prima volta non funziona. Come raccontano come lei diventa Thor non funziona. Assolutamente. Perde un pezzo perché Waititi non riesce a costruire l'epica dei suoi eroi. E questo è l'enorme errore che riverbera per tutto il film. Che sia Jane Foster che è un po' più seriosa, che sia Thor, non riesce mai a dare credibilità ai suoi eroi. In Guardiani della Galassia, per quanto siano degli anti-eroi, però sono credibili.
quando devono agire. Cioè James Gunn gli dà una loro epica, una loro forza, oltre a costruirgli un cuore emotivo stupendo e a saper inserire le battute. Waititi non ci riesce, secondo me fallisce. Il film è troppo accondiscendente con la voglia di un certo pubblico di guardare una cosa stupida però con i supereroi e quindi sentirsi parte comunque della wave. Cioè, pur guardando una cosa che doveva essere probabilmente altro. Cioè, se Waititi vuole fare Flash Gordon, che molli tutto, tutto, qualsiasi progetto al quale è stato affidato, e faccia solo Flash Gordon. Perché ora sono preoccupato anche per il suo adattamento dell'Incal. Perché se lo deve fare così è finita. Distrugge un personaggio. E lo distrugge male. Spero no. Spero che come per Jojo Rabbit, se un adattamento, si tenga a freno. Qua non si è tenuto a freno, ha fatto il suo film, ma ha dimenticato di raccontare l'eroe che doveva raccontare. E questo è il grosso problema. Oltre al fatto che, problema sempre di regia, l'azione non è veramente nelle sue corde. Cioè, almeno per quanto ho visto qui, l'azione non è nelle sue corde. Le scene d'azione non sono così ben strutturate, non sono così epiche. Cioè, nel senso che c'è la classica scena che si vede dal trailer, Thor che salta col martello in rallenti, visto in grand'angolo, in campo largo, campo lungo, scusate, di profilo. Quella scena lì viene riproposta 4-5 volte. Cioè, ma davvero? Cioè, la ripetitività di alcune scene, il modo sciatto in cui mette scene alcune scene d'azione, vabbè, scene alcune sequenze d'azione non è criminale, però semplicemente è da seconda unità, per dire, nel senso che è un altro regista che magari non ha grande occhio, ma che sa comunque portare a casa delle scene d'azione, che le gira. E questo è un grande peccato, perché è un film action. In teoria l'azione dovrebbe essere bella. E qua Waititi mi ha deluso enormemente, perché io credo in lui come sceneggiatore, ma soprattutto anche come regista, anche per gli altri film che ha fatto. E qua mi è un po' deluso da questo punto di vista, perché alla fine Thor diventa un film che gradevolmente lo porti a casa, cioè lo guardi, ti può anche, perché poi c'ha un paio di battute che sono veramente, un paio di robe sono rubate da internet, ha preso dei video di internet, li ha contestualizzati e li ha messi in cinema. Ok, hai messo in cinema un meme di internet, va bene, fa ridere una volta, la 76esima volta che lo ripropone fa un po' meno ridere, ma al di là di quello ci sono davvero troppi elementi che stonano in questo film nel contesto totale. Io posso capire che uno dica vabbè, ma io alla fine ho riso, ho capito che hai riso, ma il film tra due giorni te lo dimentichi. Cioè, se io aspetto ancora un po' a parlare di questo Thor, io l'ho visto il 6, io inizia già a svanirmi questo film. Cioè, ci sono delle scene che me le ricordo più che altro perché non sono tanto lusinghiere. Le scene che ricordo di più sono quelle con Christian Bale, altre scene fra un po' mi svaniranno completamente, magari riguardandolo mi starà anche un po' più simpatico, non lo nego, ma credo sia difficile che io abbia voglia anche solo di riguardarlo, perché è talmente come posso dire, è talmente insulso in sue certe dinamiche che non mi dà niente, non mi dà niente neanche sul personaggio di Thor. Cioè, c'ha anche un paio di scene dei titoli di coda, c'ha un casting in una scena di un personaggio che sarà importante per Thor in titoli di coda, anche perché ormai Chris Hemsworth farà Thor vita natural durante, cioè perché ha deciso che lui fa solo quello e recita solo in quel modo lì. C'è un casting nei titoli di coda molto interessante, però il film è davvero, non sono riuscito a trovare un motivo per emozionarmi più di tanto a guardare questo film, e mi dà dimensione del fatto che Thor in passato è stato relativamente evoluto, perché è un personaggio che funziona fino a un certo punto. E mi dà ancora dimensione del fatto che siamo in una fase molto calante per Marvel,
perché potrebbe aver finito i personaggi interessanti e potrebbe aver finito gli autori che possono dare forma interessante a determinati personaggi. E inizio a avere seriamente paura per alcune cose. Spero di sbagliarmi, però questo film mi ha lasciato... Sono uscito e ho detto va bene, l'ho visto. Ok. Questa è stata la mia reazione finito il film. Non... Mi ha dato qualche scena, ripeto, che magari qualche brividino te lo fa venire. Però è un po' squallidino per alcune cose. È un po' buttato lì, la sceneggiatura è anche poco brillante, nel senso che... io capisco, ripeto, che la voglia di Waititi di fare certe cose, ma lui dovrebbe un attimino piegarsi anche a quello che sta raccontando. C'è un film sul dio del tuono, Thor, che fa parte degli Avengers. Non si piega mai a quel tipo di racconto, quasi mai. E il film è enormemente dimenticabile ed è pieno di gag che sembra un film tipo Wreck-It Ralph. Cioè siamo arrivati a quel punto che Wreck-It Ralph, per quello che deve essere, ovvero un'animazione per famiglie e bambini, va bene. Thor, che sia così, va un po' meno bene. Cioè abbiamo passato una linea, ok? È diventato troppo quella cosa lì. Cioè stiamo arrivando al punto in cui, come poi ho visto, perché non si può criticare, degli adulti grandi e grossi mi vengono a dire che questo film, ok, perché si sentono in difetto ad aver visto una roba infantile, no, è bello così perché non si può criticare, perché si fanno così. Non è vero che si fanno così. Vi basta guardare Guardiani della Galassia, non si fanno così. È abbastanza lampante che non si fanno così, che ci sono degli stilemi per farli meglio. Però non voglio allargarmi un discorso che vi porterò nei prossimi giorni. La conclusione è che questo Thor mi ha deluso enormemente. È un film che fai ok, che non è così ispirato, che ha un Waititi che secondo me si butta via, che esagera troppo in alcune sue fissazioni di comicità e quant'altro, e che alla fine ti lascia con un film che ok, fai generalmente spallucce, ok, l'ho visto, next, come si diceva sopra, sei più, qua non sei neanche eccitato per cosa verrà dopo, perché questa è una cosa positiva, cioè che hanno interrotto quella cosa di, ah, questa cosa si collega al prossimo film che deve uscire, questo è abbastanza scollegato da altri film che devono uscire della Marvel, e Thor va per conto suo. Io credo che Thor potrebbe anche scomparire dal discorso Avengers, semplicemente rimarranno i film di Thor e non entrerà più in altre dinamiche. Però cavolo, ragazzi, è veramente, è stato abbastanza desolante. Sono enormemente anche dispiaciuto per Waititi. È un film che, ripeto, va bene, è la definizione per questo film. L'hai guardato e fai va bene, il pubblico medio probabilmente dirà così, ma non credo sia un film che possa rimanere. Cioè ha dei pregi ma ha degli enormi difetti. Il primo è tutto quello di non raccontare un eroe. Mai.